Ciao bambini, tra malattia e carnevale mi è saltato qualche appuntamento, ma li recupereremo tutti. Dopo la fine della storia saprete chi è il vincitore che leggeremo domani assieme. Tanto ecco a voi Corpo senza l'anima. C'era una vedova con un figlio che si chiamava Giovannina. A 13 anni voleva andarsene per il mondo a far fortuna. Gli disse sua madre: Cosa vuoi andare a fare per il mondo? Non vedi che sei ancora piccolo? Quando sarai capace di buttare giù quel pino che è dietro casa nostra con un colpo di piede, allora partirai. Da quel giorno, tutte le mattine, appena alzato, Gianni prendeva la rincorsa e saltava a piè pari contro il tronco del pino. Il pino non si spostava e lui cadeva in terra a lungo disteso. Si rialzava, si scrollava la terra di dosso e si ritirava nel suo cantuccio. Finalmente, un bel mattino, saltò contro l'albero con tutte le sue forze. E l'albero si inchinò, le radici uscirono dalla terra e s'abbatté sradicato. Gianin corse da sua madre, che venne a vedere, controllò ben bene e disse: Ora, figlio mio, tu puoi andare dove vuoi. Gianin la salutò e si mise in marcia. Dopo giorni e giorni di cammino, arrivò a una città. Era di quella città aveva un cavallo che si chiamava Rondello, che nessuno era capace di cavalcare. Tutti quelli che ci provavano, nel primo momento pareva che ci riuscissero, poi li buttava giù tutti. Gianin stette un po' lì a vedere e si accorse che il cavallo si metteva paura della sua ombra. Allora s'offerse lui di domare il rondello e andò vicino nella stalla, lo chiamò, lo carezzò. Poi tutto a un tratto gli saltò in sella e lo portò fuori tendendogli il muso contro il sole. Il cavallo non voleva l'ombra e non si spaventava. Gianin lo strinse coi ginocchi, tirò la briglia e partì a galoppo. Dopo un quarto d'ora era domato, ubbidiente come un agnellino. Non si lasciava montare da nessun altro che da Gianin. Da quel giorno il re prese Gianin a suo servizio. Gli voleva tanto bene che gli altri servitori cominciarono a rodersi di invidia. Si misero a pensare come potevano sbarazzarsi di lui. Bisogna sapere che quel re aveva una figlia e questa figlia anni prima era stata rapita dal mago Corpo senza l'anima. E nessuno ne sapeva più niente. I servitori andarono a dire al re che Giovannin si era vantato pubblicamente da darla liberare. Il re lo mandò a chiamare. Giovannin cascava dalle nuvole. Disse che non sapeva niente. Ma il re, che solo pensiero che si volesse scherzare su quell'argomento perdeva il lume degli occhi, gli disse: O me la liberi o ti faccio tagliare la testa. Gionin, visto che non c'era modo di fargli intendere ragione, fece dare una spada arrugginita che tenevano appesa al muro. Sellò rondelle e partì. Attraversando un bosco, vide un leone che gli fece cenno di fermarsi. Gionin aveva un po' paura del leone, ma gli cresceva di fuggire. E così scese di sella e gli domandò cosa voleva. Gionin, disse il leone, vedi che siamo qui in quattro. Io, un cane, un'aquila e una formica. Abbiamo quest'asino morto a spartirci. Tu hai la spada, fai le parti, assegnane una a ciascuno. Gianin tagliò la testa dell'asino e la diede alla formica. Tieni, questa ti servirà da tana e dentro troverai da mangiare finché vorrai. Poi tagliò le zampe e le diede al cane. Qui tu hai da rosicchiare finché vuoi. Tagliò fuori le budella e le diede all'aquila. Questo è cibo per te. E puoi anche portartelo in cima agli alberi, dove ti poserai. Tutto il resto le diede al leone, che era il più grosso. E quattro gli spettava. Il sale a cavallo stava già per ripartire quando si sentì chiamare. Ai, pensò, non avrò fatto le parti giuste. Ma allora gli disse: Sei stato un buon giudice, ci hai servito bene. Cosa possiamo darti in segno di riconoscenza? Ecco una delle mie grinfie. Quando te la metterai, diventerai il leone più feroce che ci sia al mondo. E il cane: Ecco uno dei miei baffi. Quando lo metterai sotto il naso, diventerai il cane più veloce che si sia mai visto. E l'aquila: Ecco una penna delle mie ali, potrei diventare l'aquila più grande e forte che voli nel cielo. E la formica: E io ti do una delle mie gambine, così quando tu te la metterai, entrerai nella formichina, ma così piccina, che non si potrà vederla neanche con la lente. Gianin prese tutti i regali, disse grazie ai quattro animali e partì. La virtù di quei regali non sapeva ancora se crederci o non crederci, perché poteva darsi che l'avessero presa in giro. Ma appena fu lontano dalla loro vista si fermò e fece la prova. Diventò leone, cane, aquila, formica. Poi formica, aquila, cane, leone. Poi aquila, formica, leone, cane.
E poi cane, formica, leone, aquila. I fusticolori funzionavano bene. Tutto contento riprese il cammino. Finito un bosco, c'era un lago. E sul lago un castello. Era il castello del mago Corpo Senza l'Anima. Gionì si trasformò in aquila e volò fino al davanzale di una finestra chiusa. Poi si trasformò in formica e penetrò nella stanza attraverso una fessura. Era una bella camera e sotto un baldacchino dormiva la figlia del re. Gioanin, sempre formica, andò a passeggiarle su una guancia finché si svegliò. La Gioanin si tolse la zampina di formica e il re si vide tutto a un tratto un bel giovane vicino. «Non aver paura!» egli disse facendo cenni da cenno. «Sono venuto a liberarti. Bisogna che ti fai dire dal mago come si fa per ammazzarlo!» Quando il mago tornò, Gioanin diventò formica. La figlia del re accolse il mago con 1.000 moine, lo fece sedere sui piedi, gli fece posare la testa sulle sue ginocchia e prese a dirgli: Mago mio caro, io so che tu sei un corpo senza l'anima e quindi non puoi morire, ma ho sempre paura che si scopra dove è l'anima e si riesca ad uccidere, così sto in pena. Allora il mago le rispose: A te posso dirlo, tanto tu stai chiusa qui dentro e non mi puoi tradire. Per uccidermi ci vorrebbe un leone, tanto forte da ammazzare il leone nero che è nel bosco. Ucciso il leone, dalla sua pancia uscirà un cane nero, così veloce che per raggiungerlo ci vorrebbe il cane più veloce del mondo. Ucciso il cane nero, dal suo ventre uscirà un'aquila nera, che non so quale aquila oserebbe sfidarla. Ma se anche l'aquila nera fosse uccisa, bisognerebbe portarle via dal ventre un uovo nero. E questo uovo rompermelo sulla fronte, perché la mia anima voli via e io resti morto. Ti pare facile? Ti pare il caso di stare in pena? Gioanin, con le sue orecchiuzze da formichina, stava a sentire tutto. E lì, con i suoi passettini, uscì dalla fessura e tornò sul davanzale. Lì si cambiò di nuovo in aquila e volò nel bosco. Nel bosco si cambiò in leone e prese a girare tra le piante finché non trovò il leone nero. Il leone nero gli si avventò, ma Gioanin era il leone più forte del mondo e lo sbranò. Nel castello il mago si sentì girare la testa. Aperta la pancia del leone, ne settò fuori un cane nero velocissimo. Ma Gioanin diventò il cane più veloce del mondo, lo raggiunse e lo rotolarono insieme, mordendosi finché il cane nero restò a terra morto. Nel castello il mago si dovette mettere a letto. Aperta la pancia, il cane ne volò via un'aquila nera. Ma Gioanin diventò l'aquila più grande del mondo e insieme prese a girare per il cielo lanciandosi beccate e colpi d'artiglio, finché l'aquila nera non chiuse le ali e cadde a terra. Nel castello il mago aveva una febbre da cavallo e stava rannicchiato sotto le coperte. Gioanin, tornato uomo, aperse la pancia dell'aquila e ritrovò l'uovo nero. Andò al castello e lo diede alla figlia del re tutta contenta. Ma come hai fatto? Gli disse lei. Roba da niente, disse Gioanin. Adesso tocca a te. La figlia del re andò in camera del mago. Come stai? Ai, povero me, qualcuno mi ha tradito. Ti ho portato una tazza di brodo, bevi. Il mago si rizzò a sedere sul letto, si chinò per bere il brodo. Aspetta che ci rompa un uovo dentro, così è più sostanzioso. E così dicendo al figlio del re gli ruppe l'uovo nero sulla fronte. Il mago, corpo senza l'anima, restò lì, morto sul colpo. Gioanin li condusse dal re sua figlia, tutti felici e contenti, e il re gliela diede subito in sposa. Questo era Corpo Senza l'Anima. Il vincitore del sondaggio è Barba Blu e la sentiremo insieme domani. Vi ricordo ancora il sondaggio, c'è il link qui sotto. Per ora siamo ancora a 0-0. Votate quella che volete, altrimenti lo ripeteremo per il prossimo metà mese. A presto!